Salve amici del Blog Show, io sono Blogging Curious e oggi cercherò di sviscerare un argomento molto interessante per me, ossia trovare una risposta razionale alla domanda perché molte persone non vogliono vaccinarsi. Io vedo questa questione con la deformazione professionale del venditore, per cui mi piace osservare e capire i meccanismi che portano a fare una determinata scelta piuttosto che un'altra. Se guardate i dibattiti, non solo in TV o sui social, ma anche in famiglia e tra amici, ci sono spesso delle posizioni molto rigide, sia da un lato che dall'altro, dove ognuno pensa dell'altro che la propria posizione è assolutamente giusta e sensata e scientificamente fondata, mentre l'altra è basata su nozioni farlocche, irrazionalità e quant'altro. E purtroppo questo sta portando a delle spaccature irreparabili e sta facendo dei danni sociali immensi, soprattutto perché proprio nell'irrigidirsi di queste posizioni succede che da un lato persone che avrebbero un sicuro beneficio dalla vaccinazione preferiscono non farlo e altre che invece si fanno prendere dalla paranoia e vedono il pericolo mortale anche dove questo non c'è. Ma a prescindere dal tema dei vaccini, quello di cui parleremo ha una valenza universale che può essere applicato ad ogni campo della vita, per cui rimanete con noi fino alla fine e non ve ne pentirete. Chi di voi ha visto il film The Wolf of Wall Street? È il film diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e se non lo avete visto andate su Netflix e guardatelo perché è uno dei migliori film di sempre. Non vi spoilerò la trama, ma si tratta di una storia vera basata sulla biografia di Jordan Belfort, detto appunto The Wolf of Wall Street. E Jordan Belfort ha inventato un sistema di vendita che è riuscito a trasformare degli emeriti imbecilli in macchine da soldi. In sintesi, grazie al suo sistema, la sua truppa di broker riusciva a vendere titoli azionari ai risparmiatori in quantità enormi e quindi generando commissioni da capogiro che a sua volta generavano uno stile di vita, diciamo, sopra le righe. E per chi volesse approfondire, consiglio il libro The Way of the Wolf che è disponibile su Amazon. E quello che all'apparenza è una tecnica di vendita, in realtà è una sorta di reverse engineering della psiche umana. Adesso non mi viene il termine in italiano, ma credo che sia ingegneria inversa o decompilazione. Perché il suo assioma è che ogni vendita è fondamentalmente uguale alle altre. Per vendita non si intende solamente la classica transazione per cui io ti do un prodotto o un servizio e tu mi dai i soldi. Anche convincere i vostri bambini a mettere in ordine la stanza oppure convincere vostra moglie a fare le vacanze al mare piuttosto che in montagna o, per i più giovani di voi, convincere la vostra donna dei sogni ad uscire con voi è una vendita e segue lo stesso schema. Ora, non entreremo nei dettagli e non voglio svelarvi i trucchi del mestiere, però alla base del nostro processo decisionale c'è la fiducia. E Jordan Belfort chiama questa regola la regola dei 3-10 e in sintesi dice che ognuno di noi ha tre livelli di fiducia, sul prodotto, sul venditore e sul produttore. Questa scala è completamente soggettiva, va da 1 a 10, dove 1 è una merda assoluta e 10, parafrasando proprio Jordan Belfort, è la migliore cosa dall'invenzione del pane affettato. Quindi se io voglio convincere una persona a comprare un prodotto, un servizio o un'idea, io devo capire qual è la combinazione dei valori o del livello di fiducia di chi mi sta davanti e cercare di aprire la cassaforte. Rimanendo sul tema dei vaccini, la scala dei valori può essere definita in questo modo. Partiamo dalla fiducia sul prodotto. Quindi 1, il vaccino è un veleno che ti uccide istantaneamente, e 10, il vaccino mi dà l'immunità sterile per il resto della mia vita. Poi passiamo al venditore, che nel caso specifico è l'autorità istituzionale, quindi il politico oppure il medico. E quindi potremmo dire che 1 è sono una massa di corrotti senza vergogna che hanno a cuore solo il proprio tornaconto, o 10 sono delle persone intelligenti, empatiche, corrette, che hanno a cuore solamente l'interesse supremo della collettività. E infine arriviamo al produttore, che sarebbe la casa farmaceutica, e qui potremmo definire come 1, le case farmaceutiche sono delle aziende predatrici che pensano solo agli utili e hanno zero interesse nella vostra salute, oppure 10, le aziende farmaceutiche sono delle aziende che vogliono fare profitti però in maniera etica, e mettono al primo posto la salute dei clienti, sempre e comunque. Quindi ognuno di noi si trova da qualche parte in questo spettro che, ripeto, è assolutamente soggettivo. Per cui ci sarà chi ha la combinazione 7-5-8, chi magari è di bocca buona, si accontenta di un 3-3-3, eccetera. Quindi la bravura del venditore sta nel capire qual è la combinazione giusta per aprire la cassaforte e voilà, ecco che trovi il tesoro. E ricordiamoci sempre che se il cliente è qualificato, un buon venditore sia di prodotti che di servizio, anche di idee, sa che se la persona non compra,
Non è mai, mai colpa di chi non compra, ma la mancanza è o del prodotto, o del venditore, o del produttore, o una combinazione di questi fattori. E naturalmente poi il nostro ego ci dirà che è colpa del cliente, che è un cretino, che non riesce a vedere l'ovvio beneficio della nostra proposta, ma ricordate sempre che questo è il nostro ego ferito che parla. Quindi se noi riusciamo ad assimilare questo principio, possiamo avere o sviluppare una empatia sincera verso l'altro, anche quando la si pensa in maniera opposta. E da qui si può impostare un dialogo costruttivo che comunque in ogni caso sicuramente è più fruttifero rispetto allo scontro. Se ritenete questa nozione utile, mettete un like al video, condividetelo con una persona che ha la combinazione della cassaforte diversa dalla vostra e se vi va diteci anche qual è la vostra combinazione o il vostro livello di fiducia sia nei vaccini che nelle istituzioni che nelle aziende farmaceutiche. E oltre al numero dateci anche la vostra spiegazione. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao! Only on the Blow Show, so here we go.